in collaborazione con Valsugana, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena, Valle di Ledro, Val di Fiemme. Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte di Sportador.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo, puntata questa tutta dedicata alla bellissima Val di Fiemme, Valle Viva, Valle Verde, una valle ricca di storia, cultura e di turismo, ma anche di importanti aziende che hanno qui il loro core business. Nella prima parte abbiamo visto la parte turistica, ora invece entriamo nel dettaglio di chi sono queste importanti aziende. Siamo con Riccardo Felicetti del pastificio Felicetti, che opera qui a Predazzo in Val di Fiemme da lontano 1908, quarta generazione di questa azienda leader nel settore enogastronomico. Il vostro slogan, il vostro payoff è impastiamo la farina con il cielo. Ma come fate dalla quarta generazione, da oltre 100 anni, a essere leader nel vostro settore, nel settore della pasta? Ci mettiamo tutta la passione che contraddistingue questi territori, la passione per le cose fatte bene, e uniamo, come hai detto te, materie prime che vengono coltivate in terreni vocati, che sono prevalentemente nel sud Italia, centro e sud Italia, a una cosa che non puoi muovere, l'acqua, perché l'acqua sgorga qui e qui viene impastata con questi grani meravigliosi. Un'altra cosa fondamentale è l'aria, l'aria che scende dalle montagne dolomitiche e che asciuga la nostra pasta è la stessa aria che si respira quando dopo qualche centinaio di chilometri di viaggio si arriva in questa valle e finalmente ci si riempie i polmoni di aria buona. E questa aria buona è la stessa aria che respira la nostra pasta tutti i giorni da 112 anni. 112 anni che siete leader nel vostro settore, qual è appunto il segreto? L'acqua, l'aria, siete ormai un'azienda leader in Italia, in Europa e anche una filiale in America, e questa è una grande soddisfazione. Riccardo, te e i tuoi antenati che sicuramente saranno fieri del vostro lavoro, della Val di Fiemme, di Predazzo, azienda leader in tutto il mondo. Ma sai, pasta per noi è il nostro simbolo, la nostra storia da quattro generazioni, però è anche un acronimo. È un acronimo che significa persone, acqua, storia, territorio e aria. Se tu fai bene tutte queste cose e utilizzi al massimo, unendole e cercando di creare una sinfonia, questi cinque elementi non possono che dare un prodotto meraviglioso. E questa è la nostra filosofia. Grazie a Riccardo Felicetti del pastificio Felicetti, che come abbiamo sentito opera qui nella bellissima Val di Fiemme da quattro generazioni, da 112 anni, e andiamo a gustare questa pasta rinomata in tutto il mondo in una trattoria tipica della Val di Fiemme. Pasta Felicetti tassativa qui in Val di Fiemme, la gustiamo in uno dei ristoranti tipici della Val di Fiemme, il ristorante Miola, località Miola, verso le pendici del Lago Rai, e ne parliamo con Elisabetta Dell'Antonio. Pasta Felicetti tassativa, tante attività outdoor qui in Val di Fiemme, viene fame. Quali sono i prodotti tipici che proponete qui nella bellissima Val di Fiemme e nel vostro ristorante? Beh, prima di tutto la pasta è immancabilmente sempre Felicetti, dalle tagliatelle all'uovo granumata, le penne di Camus, poi tante altre eccellenze del territorio, abbiamo con tutti i formaggi dei caseifici del nostro qua di Predazzo, che ha il prodotto suo di eccellenza, il puzzone, il famoso puzzone di Malga, che è anche un presidio profumo. E poi i piccoli frutti di bosco, abbiamo le trotte anche biologiche, tutti i salumi, gli affettati, insomma la carne. In valle non ci manca niente. Non manca niente, poi gustati all'aperto, come nel vostro bellissimo terrazzo, con una vista unica su questa valle verde, questa valle viva, ricca di natura, di storia, di cultura, accompagnati con un vino, anche questo del territorio trentino. Ah beh sì, qui vicino abbiamo la Val di Cembra, la prima valle che produce vino, che qui in Val di Fiemme uva non ne nasce, però sappiamo dove andare a prenderlo. Offerta enologica importante del Trentino, ma i turisti primari più importanti della Val di Fiemme sono le famiglie. I bimbi non bevono alcol, però mangiano i dolci, e anche qui in fatto di offerta dolciaria non si scherza.
Sì, abbiamo per i bambini, ma anche per gli adulti, il gelato con i frutti di bosco freschi, abbiamo lo strudel e poi la crostata sempre con i mirtilli. Dopo tanto sport anche il dolce non guasta, si brucia tante calorie ed è giusto anche qualche volta mangiare anche queste prelibatezze. Eh beh, certo, siamo in vacanza o no? Continuiamo a scoprire le bellezze della Val di Fiemme. Siamo venuti alla Sportiva a Ziano. La Sportiva è un'azienda nata nel lontano 1928 da un'idea di Narciso Della Dio. Continua la grande tradizione di questo brand, ora marchio leader nel mondo outdoor. Un'azienda che ha mantenuto le sue radici nella bellissima Val di Fiemme, che contribuisce a fare rete fra l'economia degli imprenditori della valle e il mondo del turismo. Siamo con Giulia Della Dio, quarta generazione di questo brand leader nel mondo outdoor. Sei fiera di essere Fiammazza, sei fiera del tuo territorio e di fare essere imprenditore in questo bellissimo territorio col tuo brand che è leader nel mondo outdoor? Beh, certo, sicuramente fare impresa in Val di Fiemme è un privilegio non da poco. Quindi noi portiamo avanti questa azienda fondata appunto dal mio bisnonno Narciso Della Dio nel 28, portata avanti dal nonno Francesco e da mio papà e i suoi fratelli negli anni 70, 80, 90, e oggi mi trovo appunto alla quarta generazione di impresa in Val di Fiemme. Il nostro rapporto col territorio è molto molto forte. Pensate che noi qui a Ziano di Fiemme abbiamo un'azienda con 360 persone che portano avanti il marchio La Sportiva, legato al marchio della Val di Fiemme in tutto il mondo. Esportiamo in più di 70 paesi del mondo il nostro prodotto, ma anche il nostro territorio. Per noi questo è molto molto importante. Un prodotto importante della Val di Fiemme, ma anche un modo di vivere della Val di Fiemme, un modo di vivere outdoor, vacanza all'aria aperta, sempre di più trend in questa estate 2020, un mondo outdoor di stare all'aria aperta che avete cavalcato e che vi sta dando grande soddisfazione. Sicuramente in questo momento molto difficile a livello turistico, diciamo, il proporre prodotto per vivere l'outdoor e l'essere in Val di Fiemme è sicuramente vincente, e quindi cerchiamo di dare, come abbiamo sempre fatto, i prodotti migliori ai turisti che verranno durante l'estate. Fate rete con l'economia turistica, economia diciamo del prodotto della valle, 360 persone della valle che lavorano nella vostra azienda, insomma tutto fa che il brand Val di Fiemme è sempre più forte nel mondo del turismo. Sicuramente il nostro rapporto sia con la PT della Val di Fiemme che con gli hotel, le altre strutture, le altre aziende è molto forte. Stiamo collaborando anche su un discorso di fornitura di mascherine di protezione per gli ospiti che arriveranno in valle, e anche su vari eventi che supportiamo, sponsorizziamo e aiutiamo come possiamo il territorio e i turisti che verranno a visitarci. Bellissima questa azienda, La Sportiva, leader nel mondo outdoor per l'arrampicata, per le escursioni, per andare in alta quota. Chiudiamo questa puntata con il direttore dell'azienda per il turismo, Giancarlo Cescati, un amico delle nostre trasmissioni. Giancarlo, abbiamo visto la bellissima Val di Fiemme, una valle ricca di storia, di cultura, di sport, di economia, un territorio importante per il turismo, ma che ha tante carte nel proprio bouquet. Sì, oggi avete trascorso una giornata meravigliosa, non solo parlando di turismo ma anche approfondendo alcuni temi specifici e tipici di questa valle meravigliosa, che sono le aziende leader in diversi settori, dalla gastronomia, dall'attività outdoor, che ci accompagnano anche nel nostro percorso di promozione di questa splendida valle. E l'estate ci vede pronti per accogliere gli ospiti, pur con qualche aggravio in più legato a tutte le normative per la sicurezza, per mitigare il più possibile la diffusione della pandemia. Noi siamo pronti, tutte le strutture ricettive hanno fatto dei percorsi di approfondimento e di formazione per riuscire a fornire il massimo supporto e la massima attenzione ai nostri ospiti. E ricordo che la Valle mette a disposizione per chi desiderasse venire da noi una card multiservizi con la quale si possono godere non solo gli utilizzi degli impianti di risalita che avete visto poc'anzi a condizioni estremamente vantaggiose, ma anche
anche più di 60 attività, la mobilità di tutta la valle, i poli museali di tutto il Trentino, insomma una card che rappresenta lo strumento per poter vivere comodamente tutte le opportunità che la Val di Fiemme vi mette a disposizione. E le bellissime immagini di sottofondo vi aiutano a capire quanto la Val di Fiemme possa davvero essere un'opportunità per le vacanze di queste vostre estate 2020. Vi aspettiamo. Cara il sipario su questa puntata di Sportador.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo, puntata a questa, come avete visto, tutta dedicata alla bellissima Val di Fiemme che vedete qui alle mie spalle, questa valle viva, questa valle verde, questa valle, come abbiamo visto, ricca di storia, di cultura, una grande offerta enogastronomica, importante per le famiglie, con ben 4 schiere nel periodo invernale, 4 aree escursionistiche per andare in alta quota nel periodo estivo e poi importanti aziende, come abbiamo visto, che amano il proprio territorio e amano stare qui in questa bellissima valle ricca di alberi, lo ricordiamo, oltre 60 milioni di alberi, una zona amata da Stradivari, veniva qui a scegliere il legname importante per i suoi violini, e la Repubblica di Venezia, la famosa Serenissima, veniva qui a scegliere i propri legnami per le proprie imbarcazioni che hanno dominato il Mediterraneo. Cala, quindi il tempo a nostra disposizione finisce, grazie a Dolomiti TV per le riprese e il montaggio di questo speciale televisivo, grazie a Federica Cerri e Giancarlo Cescati dell'azienda per il turismo della Val di Fiemme, grazie a voi che ci avete seguito. Maggiori informazioni sulla Val di Fiemme, il sito visitfiemme.it, se volete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive consultate il sito sportador.tv, la multipiattaforma TV e web dedicata allo sport e al turismo, siamo in onda con vari format televisivi estivi invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali, alcune TV internazionali, potete rivedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul sito sportador.tv, ora anche con i vostri digital device, telefonino e personal computer, sulle smart TV di ultima generazione con l'applicazione sportador.tv e su tutti i più importanti social media, Dailymotion, YouTube e Facebook. Ciao e arrivederci alla prossima occasione, da Floriano Moboni, mi raccomando, quindi venite sempre con noi. Salice, fatti di sport. Riscopri il tuo ritmo naturale ad ogni respiro. La bellezza ti circonda e l'energia si libera. Cammina e pedala sui sentieri piemontesi. Le montagne, i laghi e le colline del Piemonte ti aspettano. Sportoutdoorviaggi.it, l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Liguria e della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. In collaborazione con Val di Fiemme, Ponte di Legno, Tonale, Valle del Chiese, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena.